Questo è l'esperimento del pendolo di Waltenhofen che serve a mostrare l'esistenza delle correnti parassite, le correnti di Foucault e il principio di funzionamento del freno magnetico. Il pendolo viene fatto oscillare tra le espansioni polari di questo elettromagnete realizzato con due bobine che saranno percorse dalla corrente montate su questo nucleo d'acciaio a forma di U. Qui si formerà il polo nord e qua il polo sud. All'inizio il pendolo si fa oscillare senza accendere il campo magnetico, cioè non facendo passare la corrente elettrica nelle bobine. Non agisce nessun freno magnetico, infatti si vede che il pendolo oscilla a lungo, fa molte oscillazioni, è frenato molto poco, non dal freno magnetico che non c'è, ma è frenato dai normali attriti che subisce il pendolo. Quindi si accende la corrente elettrica e quindi il campo magnetico e il pendolo si vede che si ferma dopo poche oscillazioni. Vediamo infatti che il pendolo già dopo poche oscillazioni si ferma. Il motivo è che durante l'oscillazione cambia continuamente il flusso magnetico attraverso la superficie del pendolo. Vediamo infatti che si creano le correnti di Foucault che alla fine hanno l'effetto di produrre delle forze di tipo attrito viscoso, quindi sempre opposte al moto del pendolo, che cercano quindi di frenarlo e questo è l'effetto del freno magnetico.